Ciao e benvenuto a questo video anteprima del corso Batteria da Zero. Con questo video voglio mostrarti una carrellata di esempi tratti dalle varie lezioni che compongono questo splendido corso dedicato a chi come te sta partendo proprio da zero, e per zero intendo zero, cioè che non ha nemmeno la batteria. Ho diviso questo corso in 5 macro sezioni. La prima parte introduttiva è dedicata allo strumento, cioè quando finalmente, dopo averlo comprato, l'hai portato a casa imballato negli scatoloni e quindi lo tiri fuori dagli scatoloni, lo ricostruisci, lo monti, lo sistemi per le tue esigenze. L'altezza del rullante è molto importante, come l'angolazione. Perché? Perché se il rullante lo accordi, gli fai un buco sulla pelle anteriore della cassa per far uscire l'aria se proprio vuoi. Ti racconterò una breve storia dello strumento, ma molto breve, giusto per farti capire da dove arriva. Venne spostata qua in questo modo. Mentre parlo, il rumore che la batteria produce rispetto al volume della mia voce. E poi entriamo nel vivo dello studio dello strumento. Cominciamo con i primi esercizi. Ti ricordo che per fare questo corso non ti è richiesta nessuna conoscenza tecnica. L'unica cosa che ti è richiesta è un po' di conoscenza della lettura ritmica, che è un corso gratuito che puoi vedere e frequentare all'interno di questo portale. Ok? Quindi la seconda sezione è quella dedicata al portamento del tempo, cioè un batterista che cosa fa quando suona una canzone? Fa due cose principalmente. Porta il tempo e fa una cosa che si chiama fill, che in inglese vuol dire riempimento. Quindi nella lezione 1 vedrai come si scrive la batteria sul pentagramma. Su quella immediatamente sopra la cassa dobbiamo colpire il timpano. E poi vedrai dei semplici esercizi che ti permetteranno di cominciare a coordinare le mani con i piedi, ok? Eseguendo una cosa molto semplice che si chiama ostinato. Come vedi da questo video, eseguirai delle figure molto semplici con le mani che ricalcano un po' l'idioma tipico del portamento del tempo di una canzone pop. Nel giro di 12-13 settimane tu arriverai a suonare un'intera canzone, anzi più di una, perché ho messo in fondo anche delle canzoni bonus. Visto che l'obiettivo è quello di suonare una canzone pop, una hit commerciale, quello che noi andiamo a esaminare e ad imparare sono gli elementi che ci servono per suonare quella canzone, non per suonare qualsiasi cosa, ma per suonare questa tipologia di canzoni che trovi all'interno di questo corso. Useremo solo 5 figure ritmiche, ok? E le applicheremo nella prima lezione alla cassa, ok? Mentre le mani eseguono questo ostinato. Questo ti servirà come primo esercizio per cominciare a testare la tua capacità di coordinazione. Nella seconda unit invece ti propongo un semplice esercizio di lettura ritmica che non si spinge oltre le suddivisioni degli ottavi, per cui la suonerai prima sul rullante, proprio come lettura ritmica, come se fosse il corso di lettura ritmica di base, e poi l'applicherai come spunto per eseguire dei disegni di cassa che sono tipici di questo genere musicale. Quindi le battute che trovi all'interno della lettura 1 sono tutte singolarmente battute che fanno parte di canzoni famosissime. Tutto molto semplice, ricordalo, molto semplice ma molto efficace. Nella Unit 3 invece andiamo ad approfondire questo percorso di coordinazione fra gli arti superiori, le mani, che eseguono questa figura di ostinato con il backbeat sul rullante, ed è una particolare figura di ostinato, lo vedi dal video, perché tutte e due le mani eseguono all'unisono questi ottavi sui piatti. E questa cosa io te la faccio fare perché presuppongo che, essendo tu un batterista da zero, non abbia ancora deciso se fare quello che fa la maggioranza dei batteristi, cioè incrociare gli arti, o se fa quello che fa la minoranza dei batteristi, cioè suonare con l'impostazione cosiddetta aperta, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna delle due, ok? Ma per il momento non prendere questa decisione, perché più avanti prenderai la decisione definitiva. Nella terza unit leggerai qualcosa di leggermente più complicato che nella unit 2. Si tratta delle stesse suddivisioni ritmiche, solo che sparisce qualche volta il colpo di cassa sull'1,
ma niente di che, ok? È tutto leggermente più sincopato, ma non è più difficile, è diverso. Nella Unit 4 entriamo nella terza sezione, ed è una sezione a cui io tengo particolarmente, la sezione dedicata al colpire finalmente il piatto crash sull'uno della battuta, sia con l'arto forte che con l'arto debole. Perché ti faccio fare a questo punto questa cosa? Perché io ti faccio sempre partire dalla fine di quello che dovrai ottenere per poi aggiungerci ciò che viene prima, in modo da costruire con un percorso a ritroso la via per ottenere il risultato voluto. Nella Unit 5 applicheremo quest'idea del crash sull'1 alla lettura che abbiamo fatto per cassa nelle tre unit precedenti, cioè prenderemo la lettura 1 e eseguiremo il disegno di cassa scritto all'interno di ogni battuta di questa lettura e ci aggiungeremo il colpo di crash sull'1. Nella Unit 6 invece entriamo nella sezione successiva, nella terza sezione del corso, cioè la costruzione del fill. Abbiamo detto che il fill è quella breve frase ritmica eseguita sui tamburi, per esempio, che si conclude con un colpo di crash sull'1. Come colpire il crash sull'1? L'abbiamo visto prima. Adesso focalizziamoci su quello che dobbiamo fare prima di colpire il crash sull'1. Quindi dobbiamo imparare a smettere di tenere il tempo, eseguire una certa frase, colpire il crash sull'1 e ricominciare tutto il procedimento. Ok, nella Unit 7 siamo arrivati alla tua scelta definitiva. Qui è il momento di scegliere se incrociare, come fa la maggioranza dei batteristi, oppure se usare l'impostazione aperta senza incrocio. Ok, quindi guidare con l'arto debole sul Charleston ed eseguire il backbeat sul 2-4 con l'arto forte, invece del contrario. Nella Unit 8 arriviamo a vedere come si scrivono sulle chart i fill, le chart che cosa sono, lo vedremo più avanti. Però adesso cominciamo a vedere il primo esempio di fill, il più breve che abbiamo, cioè il fill lungo un movimento che va eseguito sul quarto movimento di un ciclo, per esempio, di due battute. E io ti darò anche dei suggerimenti su come orchestrare sulla batteria, si dice così, orchestrare, queste cinque diverse figure. Nella Unit 9 invece andiamo a vedere i fill un po' più lunghi, cioè invece che un movimento, quindi non più il fill solo sul quarto movimento, ma anche sul terzo, sempre su un ciclo di due battute, dove sulla prima suoniamo il tempo, sulla seconda al terzo movimento sganciamo il tempo ed eseguiamo un fill. E ti metto anche 8 esempi di orchestrazioni di questi semplici schemi ritmici lunghi, due movimenti, due quarti. Nella Unit 10 andiamo invece a vedere il fill ancora più lungo, tre quarti. Anche qui ho messo 8 esempi, non sono ovviamente le uniche combinazioni, anzi chissà quante ce ne sarebbero, e 8 esempi di orchestrazione. In questo modo comincerai a vedere un po' di cose che cominciano a essere veramente a questo punto abbastanza sfidanti da un punto di vista anche tecnico, mentale, di coordinazione. Qui cominciamo a fare sul serio per quanto riguarda il tuo compito, cioè il portatore di tempo e l'esecutore di un fill, di una frase ritmica, con conseguente crash sull'1, sempre. Nella Unit 11 andiamo a vedere da che cosa è costituita una canzone pop, cioè analizziamo rapidamente, in maniera anche abbastanza semplice, la forma canzone pop, cioè quali sono i mattoncini, le sezioni che compongono tipicamente la struttura di una composizione pop. Dopo questa unit, la tua visione delle composizioni di canzoni che sentirai alla radio, dei dischi che sei solito ascoltare di questo genere musicale, vedrai che cominceranno a prendere una forma diversa, comincerai a riconoscere le varie parti del brano. All'interno ancora della unit 11 andiamo a trascrivere in soli 3 ascolti la chart, per esempio, di questo brano, Every Breath You Take dei Police, un brano molto semplice, utile e pratico per il nostro scopo, quindi siamo arrivati all'11ª settimana. Se hai fatto bene il lavoro che ti ho consigliato di fare fino adesso, dovresti essere praticamente pronto. Trascriveremo la chart della struttura, la chart e la roadmap del brano, non la trascrizione nota per nota dell'esecuzione della batteria del brano originale, ma la struttura del brano, per poi metterci quello che vogliamo noi. Ed ecco che arriviamo alla Unit 12. Alla Unit 12 ti farò vedere che cosa potresti fare
in un brano come questo. Come costruiamo l'esecuzione di un brano? Per esempio mettendo solamente il crash sull'1. Poi aggiungeremo il groove. Tenendo il crash sull'1. Aggiungeremo i fill sul rullante, il secondo ottavo sul primo tom, quindi è 3 i end, 3 end, 4 end 1, quindi ok, e questa è l'esecuzione finale completa e lo faremo a diverse velocità e ti aggiungerò anche due alternate take, cioè due take alternative sempre di questo brano, ok? Detto questo, non ti resta altro da fare che tornare alla home page del corso e cliccare sul bottone acquista, perché questo corso è il corso che ti farà definitivamente innamorare di questo strumento e della musica in generale, perché quando la musica la suoni e la capisci, il suo valore centuplica, ok? Quello che ti può dare centuplica. Provaci e poi mi dirai che cosa ne pensi. Ci vediamo all'interno del corso. Ciao da Ruggero.